Sì, è vero, noi da diverso tempo ci occupiamo volutamente, quindi è proprio una scelta degli strumenti TTI. Tre aggettivi, vabbè, il primo è un po' scontato, però non posso esimermi dal citarlo. È colorato, è vivace ed è assolutamente coinvolgente. Confermo, la nostra azienda ha utilizzato gli strumenti TTI anche al proprio interno e la prima reazione che ricordo è nei corridoi del nostro headquarter, persone, colleghi che hanno ricevuto, perché mi piace questo termine di aver ricevuto, no? TTI, Success Insight in primis, ma magari anche degli strumenti che hanno comunque lo stesso paradigma e sono nel corollario, no? Del TTI, mi chiedevano, ma lo fai anche le mie persone, ma tu di che colore sei? E quindi ho questo ricordo, no, di questo commitment, di questo engagement, che è questo strumento che poi dietro ha chiaramente una metodologia, è una filosofia anche, no, di approccio ai comportamenti e alle persone, crea fin da subito questo senso di appartenenza. Siano i colori, sia l'immediatezza con la quale anche la reportistica TTI arriva, chiaramente la fortissima centratura in termini di output, perché le persone si ritrovano tantissimo e dopo diversi anni che lo utilizziamo lo posso assolutamente confermare. E quindi esperienza assolutamente positiva e la richiesta di dare continuità anche all'utilizzo. Manager che magari gestiscono altre persone ci stanno stimolando per poterlo poi portare e far conoscere anche alle loro persone e magari anche poter avere la possibilità con dei workshop o con dei momenti di follow-up di approfondire anche alcune aree del report TTI. Quindi ti posso dire che l'esperienza è assolutamente un'esperienza positiva, è uno strumento che dire che ci è piaciuto è un po' riduttivo, lo strumento ha proprio colpito, ha coinvolto, ha creato anche un senso di commitment e le persone hanno capito in poco tempo l'efficacia e un po' anche uso il termine la forza, la potenza di questo strumento, no? Che arriva subito al report, è molto centrato. È uno strumento che permette, vuoi anche per l'utilizzo dei colori, che oltre all'approccio teorico chiaramente hanno un impatto visivo, no? Molto, molto immediato e molto importante. Quindi cattura subito l'attenzione dell'interlocutore e si ricorda facilmente. Pensa che i nostri colleghi, soprattutto quelli che gestiscono team, ci sollecitano, ci stimolano per utilizzarlo anche sulle loro squadre, no? E ci sollecitano anche per capire se ci saranno dei momenti successivi o di workshop o degli incontri di follow-up, magari per analizzare anche dei comportamenti o magari qualche sezione del report stesso. Quindi esperienza assolutamente positiva. Mia esperienza di certificazione TTI Success Insight. Beh, inizialmente, caspita, devo fare una certificazione, poi devo fare l'esame a distanza di tanti anni dal percorso universitario. Quindi, in realtà ero curiosissima, un po' tra virgolette anche estremamente desiderosa, quasi assetata di qualcosa di nuovo che già mi avevano detto, avevo raccolto qualche feedback che stava funzionando bene, no? In termini proprio di tools, di coinvolgimento verso la persona, di predittività e quindi avevo tantissima curiosità, bisogno anche di trovare un partner e quindi uno strumento nuovo che mi desse una mano per rendere ancora più vincenti e più efficaci i nostri progetti di assessment. Io ho un ricordo molto positivo della certificazione. È un percorso impegnativo, quindi bisogna essere nel qui ed ora, perché chiaramente ci dicevamo all'inizio, c'è un costrutto teorico, c'è una concettualizzazione che bisogna fare un pochino propria per capire bene lo strumento. Però poi ci sono momenti di approccio frontale, momenti di approccio di esercitazione di gruppo, c'è tantissimo confronto, c'è tantissima condivisione e quindi è un apprendimento che passa anche da come viene percepito lo stesso concetto da un tuo collega e quindi ricalca un po' anche l'approccio TTI, no? Come io mi percepisco e come mi percepiscono gli altri.
È un bel percorso, è un percorso molto importante per chi fa il nostro lavoro e in poco tempo ci si riesce a portare a casa una teoria super consolidata e una pratica molto molto oggettiva che dà un valore aggiunto poi alla nostra professione.